Anastasia? Sì. Andiamo a comprare tutto quello che ti serve? Sì. Allora, sono arrivati i libri per te. E anche per te. Per te manca solo scienze, mentre per te inglese. Ma fa niente, quando poi arriveranno andremo a ritirare anche gli ultimi. Ma io devo comprare anche i miei quaderni. Vanessa, di te non abbiamo ancora una lista perché inizi la prima media, quindi quando inizierai la scuola, cioè l'11 settembre, probabilmente ci daranno una lista di cose da acquistare. Tu puoi giusto acquistare, se vuoi, qualche penna. Penna, astuccio. Tu farai tecniche, ci vorranno altre cose, compasso, squadre. Il diario. Il diario, va bene. Ma anche lo zaino devi comprare? Sì. Ani, adesso andiamo in cartoleria e ritiriamo i libri, sì, va bene? Sì. E nient'altro, sì. Oppure no, per te magari le penne cancellabili, quella blu, verde e rossa. Sì. Poi invece andiamo da un'altra parte e prendiamo tutto quello che può servirci ancora, che ne so, se volete degli evidenziatori, il temperino. Sì, ora dove andare? In cartoleria a ritirare i libri. Ah, ok. Va bene? Sì. Dove li abbiamo ordinati. Andiamo, Vane? Vanessa vuole lo zaino nuovo, tu vuoi l'astuccio nuovo? Allora bimbe, siamo arrivate in cartoleria, adesso prendiamo i libri e non facciamo vedere ancora niente però, ok? Non abbiamo preso i sacchetti, allora facciamo... Lei li ha. Sì, lei li ha sicuramente, ma se sono tantissimi io direi di prenderli tutti insieme e metterli nel baule e poi ce li portiamo a mano in casa, perché tu secondo me ne hai un po', eh? Poi te ne manca solo uno, quindi... Poi andiamo al Carrefour, sì. Ascolta Anastasia, di te anche i quaderni, mi ero dimenticata, perché i quaderni preferisco prenderli da lei, così sono sicura di non sbagliare le misure. Okay. Va bene? Andiamo, siete curiose? Sì. Allora ragazzi, prima tappa conclusa, abbiamo preso i 19 libri di Vanessa, 20. Perché... Ah, sono già 20? I 20 libri di Vanessa, ne manca uno. E per te poi basta, mi sembra, qua, vero? Sì. Non abbiamo preso nient'altro, mentre per Anastasia i suoi 4/5 libri, perché poi ce ne sono a casa forse un paio che vanno bene fino alla terza, e un po' di cancelleria, quaderni, perché voglio essere sempre sicura che quelli che prendo siano corretti. Adesso andiamo al Carrefour e scegliamo lo zaino per la Vane, l'astuccio per entrambi, e se tu vuoi scegliere un diario lo puoi prendere. Va bene, andiamo, che tu hai anche fame e vuoi fare merendina, vero? Sì. Bimbe, siamo arrivate al Carrefour, pronti a svaligiarlo? Sì. Il Carrefour. Allora, dobbiamo fare una rapina. Ho già preso le statè. No, dobbiamo fare una rapina. Come avete preso le statè? Sì. Questi non sono nella lista di scuola, eh. Dai, cerchiamo la cancelleria. Eccola qui. Da-da-da. Sono per la lista di scuola. Guarda gli zaini. Vane, puoi prendere il troller se vuoi. No, questo qui è identico al tuo, scusami. No, Anastasia, intendo. Ma è identico al tuo, a lei non piace. Ah. Anzi, diario. Anastasia, scusami un secondo, io ricordo che quando Vanessa aveva preso l'astuccio questo qua, a te piaceva bellissimo. Un sacco. Prendi questo, dai! Cioè, guarda! No, prendilo! Perché no? Va bene, Vanessa sta scegliendo il diario. E io devo scegliere. Ho la mente così aperta che mi esce tutto. Cosa mi stavi dicendo comunque? Che ti piaceva l'astuccio di Vanessa quando l'avevamo preso lo scorso anno. Quello che si apre in quattro. Sì. E perché non lo usi? Ma no, è tutto rotto. Ma non è rotto. Sì, è tutto colorato. Ah, allora, beh, non è che ogni anno dobbiamo cambiare un astuccio, eh. Allora, io prendo le colle che tanto servono. Ani, colla è come quello di Vanessa. Gomma, ma scusa, questo qui è come il vostro che avete a casa? No, questo è diverso perché qua questo penne. Ah no, le penne. È uguale. Prendo le colle. Vai, amore. Beh, oddio, magari poi non ce n'è neanche uno che ti piace. No, sì. A me quello della Juve piace, io lo avrei preso. Sì, dai, prendilo che sei convinta. Sì, ma dov'è? Inizia il 17 settembre. Come mai inizia il 17 settembre? No, inizia l'11. E invece è bellissimo. Vane, guardami, ma quello della Comics non ti piace? No, è easy. È easy? È troppo easy. Vabbè, è troppo easy. Ah, Vanessa, qua ci sono le penne. Fai il giro. Ci sono i pennarelli, Anastasia. Aspetta che ti dico i pennarelli. Dentro l'astuccio? Ah, giusto, hai ragione. È vero, brava. È vero, no, no, ci sono, basta leggere. Ah, vedi? Oh, ti piacciono quei colori lì? Sì. Rosa, verde, a te servono? Sì. Ma sei sicura? Sì, di sicuro. Comunque posso darti un consiglio, questi colori sono opachi, a me non piacciono, i colori belli sono questi due. Ma perché non mai
se la dice tipo giallo. Brava, sono questi quelli che servono per sottolineare meglio. E poi io di solito ho questo giallo. Ti piacciono? Sì. Ok, prendili, andiamo a metterli nel cestino. Questo qua della Seven, ti piace? Sì. Hai guardato un po' dentro? È così? Sì. Mamma, me la porta, girati, girati. Va bene, se piace a te. Ok, Vane, poi ascoltami, dicevamo prima, le penne. Ha preso l'astuccio e ha preso... Allora, come questo prendo questo, poi devo cercare di farlo senza... Ma questo qua, ma com'è questo qua? Dov'è? Dov'è il... Aspetta, il serbatoio è qua dietro. E no, è questo. Qua temperi qua e dietro c'è il serbatoio. Quello lo apri. Ma guarda questo che simpatico con l'ape maia, dell'ape. No, è troppo alto. Questo? Bello questo, ma che cos'è? Un temperino, forma di ranocchio. Guarda, due lati per temperare. Ecco, secondo me dovresti prendere questo perché... Tipo le grande. Brava. Come dici, sono... E poi ne serve uno di metallo senza questo. Sì, adesso lo cerchiamo. Dici che sono pochi? A me non piacciono quelli opachi. Ah, no? No, a me piacciono quelli... Ecco, ma magari sono pochi? E quando inizi vediamo. Sì, così se te ne prendo tanti. Guarda che questo è un colore un po'... Non so se è glitterato, no? No. Belli però, mi piacciono. Questi? Sì. Poi il cancellino per cancellare, che io te ne ho comprati, ma secondo me a casa ce l'abbiamo. No, ma te ne abbiamo un casino. Fai vedere, ti piace? Sì. Ma così grande? E dove la metti? La puoi attaccare allo zaino? Ma l'hai scelto lo zaino? No. Ti piace? Della Seven, come l'astuccio? Bello. Bello questo. L'astuccio non l'ho ancora preso, eh. Il diario. Come il diario, vabbè, ho sbagliato. E questo? Vanessa, devi scegliere tu. Allora, mi piace sia questo. Ma mi piace sia questo che questo. A me piace questo, questo di più, sì. È bello. Sì, mi piace la... Perché si ricarica? Cos'è? Prendilo un attimo. È un po' piccolo, no? No, cos'è che ha la ricarica qui? Allora, Vane, astuccio. E poi basta, perché tanto tu non hai ancora la lista. Guarda, scusa Vanessa, allora, l'astuccio della Seven, uguale. Esatto, uguale. Eccolo qua. Vediamo com'è. Bello. È un po' luminoso. Sì, ci metto qui le mie cose, va bene. Però. Va bene? Ah, righello. Allora, ti ho detto che noi non abbiamo ancora una lista. Poi tu dovrai avere altro che righello, squadre, non squadre, squadre, squadrine, squadrette. D'accordo? Ok, adesso mi serve. Per non hai detto. Ti ho detto basta. La matita. Tu. Siamo tornati a casa, ragazzi cucciolini, abbiamo finito i nostri acquisti. Allora, questi sono i libri e lo zaino di Vanessa. Ma Vanessa, dov'è? Gasper, hai visto Vanessa? Beh, cercarla, Gasper. Bravissimo. Vanessa, Vanessa, dove sei? Vanessa, 1, 2 e 3. Ti eri addormentata, Vanessa? Eh? Questo è il tuo entusiasmo dell'inizio della scuola? Vai, Vanessa, ricorda che classe inizi. Prima B. Prima B e le elementari? No. All'asilo? No. Dove? Alle superiori? Sì. Eh sì, dai! Alle medie, Vanessa inizia alle medie quest'anno e abbiamo qua, che cosa? Cosa hai comprato, Vane? I libri. Abbiamo. Ma, vi facciamo vedere tutto. Va, pronta, vai, vai. Iniziamo dove dobbiamo togliere. L'etichetta, sì. Poi questo è uno zaino particolare, perché che cos'ha Vanessa in dotazione? Iniziamo molto male con questo zaino, molto male, perché cosa abbiamo? Al power bank. Sì, ma che io posso portare il cellulare. No, non lo puoi utilizzare, però se lo porti carico ed esci da scuola col telefono scarico, lo puoi mettere sotto carica nel frattempo, hai capito? Sì, però non lo usiamo. Non puoi usarlo a scuola il telefono, Lo devi mettere. Secondo me neanche questo però. Io, se ti do, posso darti un consiglio, non lo porterei nemmeno a scuola il telefono. Infatti. Magari dopo, tardi, non più avanti, certo. No, 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 assolutamente. Tanto stai tranquilla che ci sono io al tuo fianco, Vanessa. Allora, qua cos'è? Ah, no, ma è quello allora, di Anastasia. Ah, questo è quello di Anastasia, quindi lo togliamo, lo facciamo vedere dopo perché abbiamo riempito lo zaino di articoli. Intanto, che zaino è? Zaino della Seven? Fallo vedere, ma che bello. Vi piace, cucciolini? Semplice, con questi schizzi di colore rosa, azzurro. Molto bello, mi piace, molto sobrio. Speriamo che ci stanno i libri, poi facciamo la prova perché sono qua. Questi, e questo è il diario? Sì. Mi piace molto. Bello anche questo, della Seven. Tutto questo? Sì, è il rilievo, bello, bello. Tutto Seven, eh? Ah, ma ci sono gli sticker?
Sì. Dove sono? C'è scritto tantissimi sticker. Sì, di qua, giri. Guarda che bellini! Sì, si staccano, bla bla bla, quando qualcuno parla troppo e ti sta dando fastidio, io la appiccico in fronte. Bello, bello. Poi tipo qui, sì. Nel nome, mio nome. No, metti il mio, amore. Metti il mio. Ok. Il mio cognome, la scuola e la classe. Va bene, qua. I tuoi dati. E qui scrivo... Chiocciola. Lunedì, provviso, qua quando magari hai le materie provvisorie all'inizio dell'anno scolastico, e qua è quello che non è ancora definitivo, no? L'orario provvisorio, che ne so, lunedì è la prima ora hai matematica, la seconda quindi ora... Tecno... Ma sì, ok. Giovedì, cioè sabato. Vabbè, giovedì, venerdì e sabato. Sabato. No, sabato. Ah, manco qui c'è pure. E beh, qua c'è scritto definitivo però, quindi quando... Proprio... esatto, amore, esatto. Amore, noi stiamo per arrivare a 200.000 iscritti su YouTube, Che bellini. Così li puoi colorare, sì. Ci sono un sacco di cose. Va bene. Ah, settembre. Settembre. Qua c'è l'1 settembre però. Il primo settembre che siamo... è già passato. Yeah. Allora, il primo settembre era domenica, vedi? Che è in rosso, se vai avanti, il 2 settembre... era sempre di domenica e anche il 3 settembre era domenica. Amore, la scuola tu non la farai quest'anno perché sono tutti di domenica. E vedi, c'è anche questo, tipo, se faccio un esempio, il 10 ottobre, guarda che giorno ti sei fermata, guarda questi verdi e questa è rosa. Amore, ma ti sei proprio fermata il giorno del tuo compleanno. Io lo scriverei subito: happy birthday to me. Va bene, Vane, bellissimo il diario. Ritiriamolo, passiamo ad altro perché altrimenti si fa notte. Quindi, cosa abbiamo nello zaino? Allora, precisiamo che non abbiamo comprato molto per te. Perché? Ci sta? No. Hai comprato, hai comprato una borraccia che è più grossa di me, dello zaino tra un po'. Ma no, no, non la rompere. No, guarda che tu la rompi. Sì, ci sta. Ci sta? Bene, sì, ci sta, ma una volta che la togli tu non la infili più. Bene, ormai l'hai comprata, l'hai voluta e te la tieni. A te piace un sacco. Sì, è molto spaziosa. È molto anche simpatica perché ti fa bere praticamente dalla mattina alla sera. Va bene, via, bello, bella borraccia. Poi, spiega perché non abbiamo acquistato molto. Perché a te manca ancora? La lista. La lista. Ti manca ancora la lista perché alla prima media te la daranno loro. Ok, guardate. Astuccio è praticamente uguale allo zaino. Guardate, però ascolta, guardate. Sì, bello, semplice, hai anche una cernierina lì dove puoi mettere altre cosine. Ah, ma aspetta. No, non c'è niente, però è bello, mi piace. Non sappiamo cosa metterci dentro. Fucsia. È fucsia, ti piace? Fucsia. Colla. Le colle. Poi una colla gliela mettiamo dentro. Ah, è una calamita di Minecraft. Hai preso le colle di Minecraft. Ho sbagliato? Cosa cambia, amore? Prendine una, dai. Vediamo. Attenzione, signori, signore. Vi offrireste un po' plasticone. Anche la penne? Certo. Una sola. Guardate. Lo andiamo ad attaccare subito al nostro povero frigorifero. Questo. Perfetto, ed oggi in poi ci sarai anche tu. Va bene, Vanessa, andiamo avanti perché ho anche da far vedere Anastasia. Non quindi vorrei fare le 4 del collina. Mattino. Quindi mettiamo la collina. Collina? La collina. Qua no. Sì, secondo me è là invece. Qui c'è il righello. Ma che righello, che tu avrai tanti di quei righelli che poi te li dovevi infilare nello zaino. Avrai squadre righelli, Vanessa, ma non sei più all'elementari. Ok, ritirata nella cerniera, perfetto, andiamo avanti. Le ultime due cose, penne. Queste sono tue? Ok, andiamo se no. Non siamo male. Sì, no, vabbè, c'era. Aspetta un attimo. Ecco. Cosa c'è lì? C'era lì. Oh, perfetto. Piano, con calma. Ciao. Scrittura fluida, come dice? Sì, benissimo, molto. Ricordati che... il pallino? Ma non toglierlo adesso se non ti serve. Vabbè. No, perché poi non funzionano più. Che belle, sì, sono molto fluido. Bene, ricordiamoci di quali sono della marca così le ricompriamo. Con calma. Adesso ci sono 25 miliardi di... La matita. Che adesso ti do. No, prendo io. No! Ci siamo dimenticati. Cosa? Il temperino? Fa niente, amore, ne troveremo uno a uno. Matita qui, scelta. Questa qua del Barcellona. E adesso prendiamo le gomme. Ce ne sono giusto qualcuna. Pochi. Mi raccomando, compriamone qualcuna, eh.
Sono veramente, veramente poche. Possiamo soddisfare tutta la scuola. La lascio così? Sì, sì, per adesso lasciala così. Eccolo. Questi sono i tuoi, che sono evidenziatori, vero? Evidenziatori! Così, eccoli. Che belli! Che belli! Provali, provali, che sono curiosa. Proviamoli! Rosia. Si apri. Belli. Wow, Fucco sia un... Gnagno. Bello. Wow. Verde. Belli. Super. Bellissimi, dai. Metto? Nella cernierina, secondo me. Sì. Benissimo, amore. Fantastic. Secondo me che ci si vorrà anche un altro astuccio, comunque, che abbiamo già quello tutto glitterato per metterci dentro. Se ci vorranno i pennarelli. No, quello è un altro. Ne abbiamo tantissimi, guarda, te l'ho fatto comprare giusto perché sei in prima media, ma dall'anno prossimo, questi qua, questo e questo, fino alla terza, eh? No! Sì, certo, come no, ogni anno regaliamo soldi alle aziende perché tu ti devi comprare lo zaino nuovo. Hai finito, amore? Mancano i libri. Allora, io direi di mettere tutto dentro lo zaino. Già pronto per la scuola. Madonna, tra quanti giorni è iniziato? 9. 7, scusa, oggi è martedì. 8. Comunque adesso facciamo vedere super 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 velocemente i libri della città notte. E di che cos'è questo? Musica. Cos'è? Questa è un'altra musica. Musica. Lo sa, lo la, sol la si do re, sol la si do. Brava, hai già imparato. Do re mi fa sol la si. Ok, basta, cambiamo, via, basta musica. Storia. Perfetto. Storia. È storia? Sì, sì, la storia, il medioevo, aiuto. Medioevo. Ma possiamo far vedere 20 libri, dai, no, va bene così ragazzi, no, chiudiamo, no, aspetta, questa. Mamma mia, l'Atlante. Tipo... Geografia? Ma che cosa? L'Atlante, sì, è geografia. Tecnologia e sostenibilità. Tecnologia e sostenibilità. Ma che cos'è sta cosa? Fa niente, lo scopriremo strada facendo, via. Che meraviglia, già il titolo è tutto un programma. Intanto è arrivata Anastasia che non vede l'ora di farsi vedere tutte le sue cosine. No. Cosa? No! Leggere e rielaborare le opere d'arte. Aspetta. Che meraviglia! Che meraviglia, un altro che meraviglia. Cioè, beh, i titoli sono di buon auspicio. Palestra! Questa mi piace! Ma palestra? Cos'è? La maggior parte dei miei amici gioca dello... Ah, capito. Scopriremo. Questa è grammatica, eh. Oh. Cucciolina mia, ben arrivata, ben arrivatissima. Allora, non hai niente tu, ma che bello, sei senza niente, senza niente. Allora ragazzi, vi ricordate i libri di Venezia? Guardate quelli di Anastasia, che vergogna, che vergogna. 4 libri, però dobbiamo andare a cercare i libri che hai già dagli anni scorsi che vanno bene per la terza. Ma ce li abbiamo sti libri? Sì, dove sono? Anastasia, prima di aprire queste cose, io direi di prendere quel contenitore nel quale vanno queste cose, cioè l'astuccio. E di là. E qua. E nascosto dallo zaino di Vanessa. Benissimo, Anastasia, sei pronta a questo nuovo inizio? Sì, silenzio. Un ASMR. Un ASMR sulla plasticina. Interessante. Anche il gatto lo fa! L'ha fatto sul vetro, guardatelo che fa ASMR anche il gatto! Grande Gasp! Ci posso credere! Va bene, vai Ani, spacca tutto! Ma che bello, l'astuccio nuovo di cui non avevi assolutamente bisogno. E come ho detto a tua sorella che adesso quello che si è acquistata va bene per i prossimi 3 anni? Signorina, guardami, lo stesso vale per te. No, ma come fa? Già. Fa niente. Hai temperino, ce l'avevi già. Allora posso darlo a Vanessina l'altro? No, ma sì. Adesso non lo vedo le mie. Ma no, scusa, lei non ce l'ha, ce lo siamo dimenticato. Tu ce l'hai? Ma che bellino. Se no diamo questo a Vanessa, decidi tu. È l'evidenziatore anche. Hola. 2 matite, ma che belle, sono nere, ma va che figata. Cioè, nel senso la... Sì, infatti hai tutto. Andiamo a rendere tutto di nuovo al supermercato. Hai anche il righello. Va bene. Wow. Ma questi colori fucsia così accesi mi fanno impazzire. Il bianco. Cosa se mi succede qualcosa con il bianco? Sono tutto. Cosa fai col bianco se ti succede qualcosa? Sì, bagno. Cancelli? Certo, tipo anche questo. Ma non puoi cancellare. Abbiamo i pennarelli, che belli. Oh, aiuto.
tutte belli, guarda. Sì che sono belli, amore. Benissimo. Sì. Tu sei male. Poi li andiamo a mettere in cameretta e li teniamo di scorta, d'accordo? Le cose. Ora lo cambio, aspetta. Ah! Ok. Perfetto. Non ci sta. Se lo rompi io non te lo... Vedi? Ah, c'è stato? Quindi iniziamo con il video. Togliamo. Perfetto. Ma l'ho preso. Allora. Iniziamo con quello di... Sì. Vabbè, ma mica dobbiamo leggere. Ma buono. Ok. Che bello. Bello amore, bello, bello, bello. Scappa. Bellissimo, dai, andiamo avanti. E poi altre copie, scegli se con le tue. Wow, che figata. Ok, tutto l'anno scolastico. Grammatica, scrittura e riassunto. Eh? Riassunto. Sì, iniziate con i riassunti quest'anno, eh. Sai cos'è il riassunto? Non so. Cos'è? Spiegamelo. Ah, non lo so. Matematica. Che bello! Sto scherzando, non devo contare. Va bene, amore. Grazie, chiudiamo. Andiamo a prendere i sacchetti. Ma no, aspetta, non ho finito. Appunto, magari. E io? Sì. È il tuo quaderno a quadretti che ha chiesto la scuola. Amore, è un quadernone a quadretti. Non ce l'avevi l'anno scorso? Sì. Va bene, quindi qui abbiamo le penne, qui abbiamo il sacchetto. E qui abbiamo... Queste qui, poi mettiamo tutto su in cameretta, nelle vostre scrivanie, ok? Quaderni. Perfetto. Allora, che tanto non servirà a niente perché ci dobbiamo mettere le copertine. Ma dove sono le copertine? Le copertine. Le copertine. Ah, boh. No, che bello! La tartaruga. Sì, amore, bellissima. Oh no, io. È la scagna. Un gattino che vola, wow. Tutto molto anime manga, giapponese. Sì. Vanno proprio di moda queste cose, non c'è niente da fare. Tipo se io vado a una festa non può entrare, ecco dove va. E lui si nasconde sotto la cassa. No, alla festa dei gatti. Alla festa dei gatti. Un altro sa. Va bene, un altro sa. E un altro gattatà. E un altro gattatà, va bene. Oh, che buono questo. Questo è buono. Sì, ma peccato perché poi ci devi mettere le copertine sopra. È un vero peccato. Secondo me sono tutte qua dentro, hai ragione, sì. Perché ci sono anche le etichette. Lo so. Ah, olè! Arancione, ogni anno le copertine nuove. Rosa, arancione, rossa. Rossa. E questa si vede di più. La copertina trasparente è solitamente per il quaderno di religione. Uh-huh. Giallo. Giallo. Sei male. Giallo. Azzurro. Che bello questo azzurro. Qui abbiamo le etichette sia per te che per Vanni. Soldi. Sì, ho capito, un secondo. Soldi. Figurine. Sì. Alleluia. Alleluia. Esatto, proprio così. Vanessa. Vieni che salutiamo i nostri cucciolini. E ragazzi, questo video finisce qua e scrivete nei commenti se vi è piaciuto il Back to School e se voi l'avete già fatto. E ricordatevi di comprare le unghie con lo sconto del 20% su www.valetedron.shop inserendo nel checkout Scuola 20. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Anastasia, corriamo giù.